Ciao a tutti, oggi iniziamo dei video con la porcellana fredda e iniziamo precisamente con questo progetto qua che mi è stato richiesto. Come sapete non sarà tutta in un'unica volta perché prima di tutto la porcellana fredda bisogna lasciarla asciugare. Pezzo per pezzo, nel senso che se ci sono dopo poi qualche modifica da fare, una volta che è un po' asciutta, si può fare modifiche, puoi inglobarla e sfumare in modo che non si vedano nessun tipo di attacco. Insomma, bisogna avere pazienza e farla. Io, per esempio, per fare questa fatina qui ci ho messo circa una settimana, ma non perché ho messo una settimana, è perché la lasciavo ad asciugare un po' e poi la riprendevo il giorno dopo. Quindi, in questo caso, essendo comunque una fatta stesa, si può fare anche un po' prima. Prima iniziamo col primo step, il viso. Però quando dico di lasciarla un po' asciugare è per il fatto che se facciamo una fata in piedi consiglio sempre di prima di tutto dobbiamo fare la struttura dentro in modo da tenerla ben su. Poi per il semplice fatto che quando andiamo a posizionare nella nostra base per vedere come dobbiamo farla grande, ci conviene comunque averla asciutta. Vabbè, detto questo, poi quando faremo una fata in piedi o qualcosa, vi rispiego tutto. Oggi ci concentriamo, in questo progetto ci concentriamo solamente in questa posizione. Questa è fatta tutta interamente a mano. La base è stata fatta con un po' di polistirolo e ricoperta di porcellana. Le alette le faccio io. Ho acquistato un disegno di queste ali su internet e poi l'ho messa su un foglio semi-trasparente che si chiama vellum. E poi le ho stampate e sopra gli ho dato un po' di resina soft, quella morbida, in modo che quando io vado a mettere le ali alle mie fate, gli do il movimento che voglio e non si rompono. Quindi è molto, molto bello come effetto. Io le facevo anche sia in porcellana, le ho fatte con altri materiali. Però quella che mi piace più di tutti è questa. Poi, se volete vedere come fare, in questo video non vi faccio vedere a fare le ali perché ho fatto già il video tutorial e lo trovate nel mio canale. Bene, ora iniziamo con il viso. Dovete sapere che io il materiale che compro, a parte la porcellana fredda che è la mia, perché io ne ho provate diverse e vado bene solo con la mia, ma non è detto voi che sia la stessa cosa, quindi io mi servo da Letizia Bellini, che è una ragazza molto alla mano, molto educata, gentile, umana. E più ne metta, perché è veramente una ragazza di cui puoi fidarti in tutto per tutto. Mentre ci sono altre, almeno così ho potuto notare, che non sono proprio professionali al 100%. Vabbè, detto questo, io se dovete comprare anche la porcellana, ce l'ha Letizia Bellini. Io da lei ho comprato questi attrezzini in acciaio, questi qui, vedete? Ho comprato i pigmenti in crema, che questa serve, questi due colori io li ho serviti, mi sono serviti per fare il color pelle. Questa è, c'è scritto pelle, e questa è Dulce de Luque, ed è un marrone, e questo serve per dare un po' più di tonalità alla pelle, cioè se la volete più, un po' più scura ne mettete un po' di più, se la volete un po' più chiara però dà un bel effetto pelle.
Infatti la mia è, io l'ho fatta un po' sul chiaro. Poi le ciglia, sempre queste sono le ciglia a metro, si dice, e le ho acquistate sempre da lei. Io vado benissimo con queste qui perché taglio, vedete, la misura che voglio e poi dopo vi faccio vedere. Mentre prima usavo questo tipo qua, vedete, quelli dei cinesi. Bene, detto questo, iniziamo con il nostro viso. Allora, io per fare il viso ho preso una pallina da 2,5 cm. Io preferisco dare la colla perché ho visto in molti video che lo bagnavano con l'acqua. Io ho provato, ma mi viene molte bolle d'aria e non mi piace perché poi dopo gonfia. Insomma, ho visto che si stacca dalla base, non mi piace, quindi io preferisco dare la colla. Poi una volta che mettiamo su con la pasta di mais, essendo umida, la colla si riattiva. Noi dovremo avere questo tipo di viso qui, però sapete che non usando nessun tipo di stampo non verrà mai uno uguale all'altra. Infatti, vedete, questa è un po' diversa da questa, perché purtroppo è così. Quindi adesso io faccio un'altra di questa, ma non è detto che viene uguale a questa, eh? Può essere che venga più piccola, più grande, non lo so, lo vedremo quando è finita. Io copio da questa, ma non sarà uguale. E così per tutte le cose fatte manualmente. Poi, mentre invece, se facciamo uso di stampi, io molte volte mi sono fatta anche lo stampo perché dovevo farne in serie per fare prima e mi sono fatto lo stampo, ma è sempre uno stampo fatto da me, cioè io ho costruito il viso, poi ho fatto lo stampo in modo che vengono poi in serie. E comunque vi dirò, anche lì non vengono proprio uguali uguali, perché quando esce dallo stampo lo devi poi rifinire e si cambia poi un po' l'aspetto. Bene, detto questo, io prendo una pallina di 2,5 cm e dovete sapere che prendo un po' di pasta di mais. Deve essere un po' più grande della pallina. Adesso io vi dico presso poco il peso, io di solito vado ad occhio, però a voi vi dico il peso. Adesso vediamo, faccio la pallina, vediamo, così forse è un po' più grande. Togliamo. Mi raccomando, la pasta di mais va sempre coperta, perché altrimenti secca presto. Vediamo, sì, così può andare. Io ne ho usato circa, queste sono 33, ma si può fare anche un po' di meno, si può fare anche 30, vediamo. Sì. Si può fare anche 30, 32, vedete. Però deve essere sempre un pochettino più grande della pallina. E questo, schiaccio un attimo e inglobo la pallina nella pasta di mais. Vedete, in questo modo da affondarla proprio. La faccio aderire bene, in questo modo. Vedete, piano piano col dito, per far sì, come vi ho detto prima, che venga attaccata bene, per non fare bolle d'aria. Vedete? Ora con con questa parte della mano la stendo bene, la porto giù e la liscio bene. Poi rifaccio lo stesso lavoro. Poi vedete, faccio in questa maniera, così la porto tutta. Per chiudere, devo chiudere questo buco qua. Sempre con queste due parti qui la tiro giù, poi
liscio in questa maniera. Dovete avere l'abitudine sempre di lisciare ogni volta che fate. Vedete? Questo deve venire chiuso, quindi una volta che faccio in questa maniera, vedete? E con una forbice taglio. Ok, ora do la forma del mio visetto. Mi raccomando, sempre in questa maniera qua. Dovete sempre, sempre cercare di vedete. Ok, poi o con il dito o se preferite potete aiutarvi anche con un attrezzo tondo e dare il segno della cioè tra la fronte e dove andranno posizionati gli occhi. Vedete? Allora, noi in questo caso facciamo gli occhi chiusi, quindi dovete avere questo così. Poi, sempre con un attrezzo, io do, vedete, in questo modo, poi accarezzo e liscio. Vedete, questo è dove andranno poi gli occhietti. Ora dobbiamo fare il nasino, quindi con un attrezzino tondo, anzi prima facciamo, dobbiamo tirare fuori le guanciotte, quindi da quello che sarà il naso, vedete questo tra le due parti, quindi io vado a evidenziare i due solchi in questa maniera. Togliamo le pieghe, lisciamo in modo da avere più un tratto dolce. In questo modo, vedete? Se vedete che scusate, la pasta diventa un po' secca, potete usare o acqua. Per lisciare, in questo caso io uso, vedete, l'acqua, bagno e vado a portare via, diciamo, tutte le imperfezioni. Poi io una volta che ho dato l'acqua, mi metto un po' di crema nelle mani in questo modo qui e vado. Questo serve proprio a lisciare. Vedete come viene bella liscia? Quindi vado a lisciare. Ok, in questo modo. Portiamo su le guanciotte. Come ho detto, vi ricordo che se ci sono qualche imperfezione potete poi metterla a posto anche quando avete fatto si è asciutto, insomma. Ora andiamo a fare il nasino, tiriamo su in questo modo. Facciamo il mento, io tiro giù in questo modo, così facciamo i mentier, ecco qua, lisciamo dietro la parte sotto, ok, poi accentuiamo la bocca per fare, ok, ora
Trovandoci in questo punto qua, diciamo che siamo un po' a posto, ok? Dobbiamo fare il segno della bocca, prendo dalla parte tonda e mi evidenzio, faccio due buchi in questa maniera e con anche, vedete, anche con questo che è al taglio ci facciamo, vedete, la nostra boccuccia. Prendo questa, io questo lo uso tantissimo. E vado ad alzare in questo modo per fare il labbro superiore. Vedete? Mi raccomando, non schiacciate troppo perché altrimenti si rovina l'altra parte. Ok, poi con un altro pennello in silicone, tipo con questa punta qua, alzo e faccio il labbro inferiore. Mi raccomando, sempre con la crema. Ok, mi raccomando, togliere sempre i segni. Ok? Ora prendo poi con un altro pennello di silicone tipo questo faccio il segno delle narici. In questo modo, vedete? Ok? Dobbiamo fare gli occhietti chiusi, quindi lisciamo. Ok. Come ho detto, facendo altro magari si può
Ora prendo un pochettino di pasta, faccio due salsicciotti. Vedete anche voi, presso poco, questo è tanto. Vabbè che poi se tanto viene inglobato, dopo togliamo l'eccesso, eh? Ok. Due salsicciotti così. Vedete? Prendiamo. Allora, intanto vediamo di lisciare bene qua di dietro, che poi, vabbè, anche se non è liscio, qui dopo poi ci andranno i capelli, quindi non ha molta importanza, eh? Evidenziamo la parte. Io faccio sempre in modo dove andranno poi collocate le orecchiette, vedete, in questo modo. Prendo un po' d'acqua e bagno per andare ad attaccare quello che poi dovranno venire gli occhi chiusi. Gli diamo la forma, vedete? In questo modo. Poi io uso sempre questo. Ora pulisco. Vi conviene sempre anche tenere delle salviette umide, che può servire anche per, volendo, per lisciare. Ok, ora io bagno un po' qua, vado a inglobare gli occhi e darò la forma dell'occhio chiuso. Poi io anche, uso anche un pennello
magari lo bagnate nell'acqua, in questo modo, sempre per lisciare. Ok, benissimo. Ora io metterò adesso le ciglia. Voi potete metterlo quando è fresco oppure anche quando è asciutta, però quando è asciutta dovete dargli la colla. Io invece adesso vado a inglobarle dentro. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua. Ok. Bene, ora prendo le ciglia, faccio la misura, io per le ciglia ho un altro paio di farbicine che non ho sporcato di colla, mi raccomando, e andiamo a prenderci la misura della lunghezza che ci serve. Così. E ne facciamo due uguali. Se poi è venuta un po' più lunga, dopo si taglia. Facciamo la stessa lunghezza. Come detto, io da quando uso questo vado da Dio. Vediamo. Mi raccomando, dovete mettere la ciglia che va in su, perché io in una mi ero sbagliata e mia figlia mi ha ripreso. Allora, questa è un pochettino più lunga, ne tagliamo un pochettino poco. Cercate sempre di farle, logicamente è sempre meglio farle meno che un po' di più. In questo caso io vabbè, mi sono venuto un po' di più. Ok, ora io come ho detto, la inglobo dentro alla pasta. Quindi faccio in questo modo, così, e piano piano questo. Vedete? In questa maniera qua. Logicamente dopo dovremo tagliarle perché sono un po' lunghe. Vedete, io poi le ho tagliate in questa maniera qua. Vedete? Queste sono più corte. È vero, non abbiamo ancora fatto le orecchiette, ma va bene, le facciamo dopo. E vado a inglobare anche l'altra. Questa è un filino più lunga, tagliamo. Ecco qua, vedete? E lasciamo ad asciugare perché devono essere belle asciutte per poi dopo tagliarle perché altrimenti vi scappano. Ok, vedete? Facciamo le orecchie ora da pancetta, quindi prendiamo un po' di pasta. Poi ora prendo anche questa. Mettiamo qui, mi è venuto un po'.
Io molte volte, anche quando è asciutta, sapete cosa faccio per lisciarla bene? Anche quando è asciutta la metto sotto l'acqua oppure passo con una salvettina umida e si lisce benissimo. Ho provato questo una volta perché quando ho visto che non mi era venuta liscia, ho detto adesso provo, al limite gli metto dell'altra pasta, invece è venuto liscio liscio. Ok. Ora facciamo le orchette. Allora, prendo una pallina tonda, una pallina tonda, ok, faccio una goccia così, in questo modo, devono essere un po' tutte e due uguali, diciamo, poi la schiaccio. In questo modo e con una farina tondo così vedete faccio in questa maniera, faccio un po' di solco, gli riprendo la punta e lo lascio. Facciamo qui. Non ha importanza se in fondo è più o meno largo, perché tanto adesso prendo le forbici, queste sono le forbici che va qua, prendo le forbici e taglio questa parte così e questa parte così, in questa maniera, vedete? Non so se si vede, adesso lo faccio vedere, vedete? Riprendo il mio visetto. Vi ricordate la linea che abbiamo fatto? Do un po' d'acqua e vado ad attaccare così. Vedete? Faccio sia di qua, anzi, prima andiamo a inglobare questa e mi raccomando, leggero per non cosare la parte, per non schiacciare questa parte, eh? Una cosa con la punta, un pennello con la punta, faccio il buco in questa maniera. Ed ecco qua il nostro visino fatto. Ora potete colorarlo adesso, ma io preferisco aspettare, quindi quando andremo a fare lo andremo a riprendere, prenderò il viso e lo pitturiamo. Gli diamo il colore perché io per fare le ciglia uso le matite acquarellabili e se lo usasse adesso non mi scriverebbe e affonderebbe. Invece io preferisco fare tutto quando è asciutto. Bene, questo è il viso. Io spero di essere stata abbastanza chiara e ci vediamo al prossimo video che faremo, coloreremo il viso, taglieremo le ciglia e iniziamo a costruire il corpo. Ok?
Bene, spero di essere stata abbastanza chiara, fatemi sapere e ciao, al prossimo video.